ragazzi, sono GP The Best Player e oggi sono tornato qui con un unboxing del mio nuovo acquisto, questa Action Cam della Sony, la HDR-AS100VR, e oggi quindi ve la mostrerò, vi parlerò un po' di essa e dei suoi accessori che ho acquistato. Perché ho acquistato questa videocamera? Questa videocamera l'ho acquistata perché volevo iniziare dei nuovi video, quindi di quello che vado a visitare, di quello che della mia vita quotidiana. Perché come avrete visto, quelli di Londra non sono venuti fuori perfettamente, infatti erano mossi. Ma questa qua è una telecamera proprio per il movimento, infatti è quella sportiva, che ha lo stabilizzatore di immagine ed è la cosa più importante. Allora, eccoci qua. Allora, la prima parte abbiamo la telecamera, che adesso vedremo un attimo perché l'ho già aperta ieri sera. Adesso la svitiamo un attimo. Questa è la telecamera. Come potete vedere è piccolissima. Guardate. Poi possiamo vedere che ha lo scafandro, eccolo qua, che è quello che serve, che permette di andare sotto acqua. Questa credo che sia la cosa più delicata, infatti con molta delicatezza si toglie. Con lo scafandro quindi si può andare sotto acqua, mentre la telecamera singola così, guardate intanto quanto è piccola, resiste solo alla neve o alla pioggia, quindi sott'acqua è consigliato usare lo scafandro. Successivamente cosa possiamo trovare ancora? Questo nuovo accessorio possiamo trovare, che è un orologio, eccolo qua, dove si può vedere la schermata di quello che si sta riprendendo. Perché queste telecamere piccole così hanno tutti il difetto come quelle della GoPro, come la GoPro, che non si può vedere quello che si registra. Quindi alcune hanno l'applicazione sul cellulare, anche questa è l'applicazione, però in questo modo, mettendolo al polso, si vede benissimo quello che si sta registrando. Quindi secondo me è un accessorio ottimo e utilissimo. Allora, il cavetto USB nel caso si voglia ricaricare la batteria dal computer. Abbiamo una batteria, questa è quella ufficiale della Sony. Poi abbiamo questo, che è molto importante perché è l'attacco per il treppiedi. Infatti noi attaccheremo questo qua sotto avvitando, e quindi qua dopo abbiamo lo spazio per attaccare il treppiedi. Poi abbiamo diversi attacchi, ok, che ci mettono a disposizione, quindi non bisogna comprare in più. E dopo infine si conclude bellissimi libretti. Allora, concludiamo con tanti bellissimi libretti, eccoli qua, tutte le lingue dal thailandese al nigeriano, eccole qua infatti. Ok, adesso vi farò vedere un po' gli accessori che ho acquistato in più per questa Action Cam. Allora, abbiamo questo, che è l'attacco per la bicicletta, quindi ottimo se si vuole andare in giro in bicicletta e riprendere quello che si vede, quindi questo è l'attacco sul manubrio per la nostra Sony. Poi abbiamo anche l'attacco per la testa, quindi questa è come se riprendesse ad altezza testa, e quindi è secondo me la cosa più interessante e ottima che una persona, se ha un Action Cam, deve avere. Questi invece sono altri attacchi. Questo ad esempio è l'attacco per il casco, quindi sempre ottimo. E la pettorina, quindi, che ha visione davanti a te e quindi si mette davanti al petto, secondo me è molto utile, è anche una delle cose che meno scomode rispetto alle altre. Ragazzi, poi la micro SD, che io ho comprato questa qua, che è della Sony, 32 giga, deve essere di classe 10, quindi tutte le micro SD che volete utilizzare per questa Sony devono essere di classe 10. In più ho acquistato anche delle batterie aggiuntive, perché nel caso quella batteria si rompesse o anche finisse, abbiamo delle batterie in più sempre della Patona, quindi non sono quelle ufficiali Sony ma funzionano molto bene. Più ho preso il caricabatterie, quindi quello che si può attaccare alla corrente elettrica, all'attacco, eccolo qua, invece di attaccare ogni volta la telecamera al computer per caricare la batteria.
Ma adesso vi parlerò un po' di queste caratteristiche di questa Action Cam della Sony. Perché ho acquistato questa e non la GoPro? Ha lo stabilizzatore d'immagine, cosa che non ha la GoPro. Lo stabilizzatore d'immagine è importantissimo perché se vuoi fare un video in movimento, visto che queste telecamere sono nate per lo sport, la Sony ha lo stabilizzatore d'immagine, quindi viene fuori un video con nessun movimento, mentre la GoPro viene fuori col movimento perché non ha lo stabilizzatore d'immagine. Attacco a vite. Cosa vuol dire attacco a vite? Vuol dire che se io devo attaccare un treppiedi, come vi ho fatto vedere prima, con questo qua, con questo attacco qua, io basta che abbia un qualsiasi treppiedi, questo qua l'ho comprato dai Vucumpra a 5 euro, basta che abbia la vite e si riesce così ad attaccare. Cos'è che invece ha la GoPro? La GoPro invece ha l'attacco a spazzola. Con l'attacco a spazzola significa che tu devi comprare tutti nuovi accessori, perfino un treppiedi, per riuscire quindi ad utilizzare la tua GoPro. E quindi penso che sia molto più comodo avere un attacco a vite. La GoPro ha molta più alta definizione, infatti va dai 2K fino ai 4K, ma alla fine per caricare video su YouTube non è che sia una cosa molto importante. Dicono che abbia anche però un audio migliore rispetto alla Sony. La GoPro quindi ha un audio migliore e ha anche tantissimi accessori in più. Infatti la Sony ha degli accessori ristretti che sono difficili anche da trovare su Amazon, mentre la GoPro si possono trovare tantissimi accessori sia nei negozi specializzati o anche su Amazon. E che ha la Sony ancora in più rispetto alla GoPro? Ha le lenti Zeiss, quindi si vede benissimo il video che viene registrato, più anche i colori brillanti e quindi luminosi, e quindi a differenza della GoPro che invece sono un po' più scuretti. L'ultima differenza è che la GoPro può essere appoggiata ovunque perché è piatta sotto, mentre la Sony è un po' sferica e quindi è un po' difficile da appoggiarla. Però comunque se ci mettiamo il nostro treppiedi è ottimo e lo puoi appoggiare ovunque. Per concludere vi dico un attimo quindi il prezzo. Allora, in commercio, quindi nei negozi Media World, Euronics, non c'è ancora la Sony questa telecamera insieme all'orologio per vedere che cosa si registra. Infatti questa l'ho comprato su Amazon a 335 euro. Sì, che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto quindi l'unboxing e che abbiate capito quindi le differenze principali tra Sony e GoPro. Io ho dato le mie opinioni riguardo a Sony, poi ognuno può scegliere quella che ritiene sia migliore, quindi o GoPro o Sony. Quindi vi esorto a lasciare un mi piace, un commento con le vostre idee e iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video. E noi ci vediamo con un prossimo video. Bella da GP, the best player.